Salve a tutti ragazzi e bentornati su Bayonetta 2. Oggi in compagnia in compagnia di Flavio. Dico solo Flavio perché gli altri nomi sennò facciamo notte. E affrontiamo insieme a lui l'apoteosi doppia di Bayonetta 2. Ciao Flavio, come va? Molto bene, grazie. Magari se accetti volendo. Magari se accetti volendo. No, ma mi ha accettato la cosa e poi non mi ha... Cioè, mi ha scacciato via, come ti sei permesso? No, io ciò, attendi che il compagno risponda, ciò. No, ho letto pure che aveva accettato. Ah, forse prima, no, è scaduta, credo. Invece Mattia come va, tutto bene? Sì, sì, ok. Sì, sì, dai, abbastanza, sì. Allora, già che noi siamo pro, andiamo subito diretti col platino, sì, chi se ne frega. Diretti proprio. Abbiamo i personaggi più forti, che te frega. E io sto utilizzando Rosa e Flavio sta utilizzando... Bazzazzazzazza. Beh. Ma che t'ha preso? Madonna, come salta. Ma che, son morto? No! Siamo avvenzati. Prendo Napoletano, no? Non siamo pro. Madonna. Olè, vola via. Sì, no, ma stiamo iniziando bene, tranquillo. A posto, e vai! Rifacciamo il video. No, no, la teniamo per buona. Continuiamo ragazzi, tranquilli, rifacciamo. Ma era un... questo qua, in poche parole, sulle comiche, un puntato sulle comiche, questi video, oppure... Sì, sì, la teniamo, dai, lasciamo perdere, facciamo 2 stelle, va. Mamma mia. Ovviamente... Eddie? No, dicevo, ovviamente stiamo scherzando, cioè potevamo ucciderlo facilmente, però... Volevamo farvi vedere che quando si muore in due ci sono 2 persone. Certo. Puttana troia che è male, ma... Minchia! No, no, però... Allora, vabbè. C'è un piccolo difetto di questo personaggio che sto usando, Mattia. Prende il triplo dei danni, però fa il triplo dei danni. Poche parole. Sì, è misciota la famiglia, però sì. Meno male che c'è Flavio, perché sennò... Olle, ce l'abbiamo fatta! Io non piglio più 2 stelle, manco morto! Ah, ma nicchia! Con la piuma! Cosa brutta, orribile! Poi te hai tenuto... potevi mettere la maschera, no? Invece... non me voglio far vedere in faccia. Che scelgo... No, ma adesso hai preso con la maschera... Ah, fai te! Hai preso il personaggio con la maschera o senza? Con la maschera, anche con la maschera fa il coso della piuma per i capelli. Sì, per i capelli. Vabbè, è malato. Uscire le piume, ma c'è cavolo. Sì, ma un conto era se aveva i capelli come un pettine, se li mette invece con la maschera. Vabbè, sono gusti. Golem, sei golem. No. Ma la mamma, mi trattengo, Cristo! Olè! Sì, vabbè! Ma no. l'hai preso 1 stella, 2 stelle? 2 stelle. Ah, ecco perché, lo dicevo. Qua devo andare avanti a schivare.
Sei, vabbè. Non ci credo. Mamma mia! Niente! Non c'è più niente! Ma che cazzo! Che Madonna. disgusto! Dai! Dai. Argento! E io le sto a perdere tutte, vabbè. Tutte le sto a perdere, Beh, facciamo subito veloce veloce senza che nessuno veda quante stelline ci mettiamo. vabbè. Sì, è meglio, Nessuno ha visto niente. Questo è il caro cagnolino che il nostro carissimo amico Mattia lo ama proprio. Sì, è simpatico, ma la merda è simpatico, sto stronzo! Madonna. Mi diventa il cagnolino e olè da catucca. Ma è bello questo. Stai a fa tutto te, Cristo, io sto a fa un cazzo, vabbè. No, tranquillo. Passi più il tempo a tirarmi su, però sì. Stai fermo. Fai così. Boh! Madonna du Carmine, provi. Però quanto tipo quando diventi tipo una macchina così. Quanto è figa. Ah, ecco, dicevo. L'armatura di Umbra, sì. Rosa c'ha il culo piatto un altro po'. Se ci fai caso, rispetto alle altre streghe. Ma è bello che io non lo guardo mai queste cose. Le vedi solo te, mi fa piacere. No, grazie. Ora che me lo dici, guarderò. Vabbè, Ma sì, dai, su. va. Tanto. Lo sai che devi fare tutto te? Sì, almeno quello. Ora lotteremo contro un altro mini me. Mini Cioè, me. mini me, so più io il mini lui che. Eccolo, sta per arrivare. Eccolo, è arrivato. Cacchio, credete. Madò, chi sei? Chi sei? Chi sei? Goku non lo sai. Non sto capendo niente, mi sto sbagliando. Oh! Dai, Rosa. Salva tuo marito. Sì. E quale dei due? Vabbè. Madò, non capisco più nulla. Per me sono tutti uguali. Bianco e nero, viola, bianco e nero, viola. Dov'è? È lì, è questo, sì, è quel lupo. È lupetto. Haha, io pure come lupetto. No, Ma porca merda. perforato proprio. No. Ti piacerebbe. Mi piacerebbe. E invece ce l'abbiamo fatta a fare missi. Proprio, sì. Senza sofferenze, proprio. Molto Tu non lo sai, ma facile. ti sono salito sulla testa. Tu non lo sai, ma sono salito sulla tua testa. Ah, giusto, perché si blocca il mondo, giusto, è ovvio. Infatti. Io ti correvo indietro trasformato. Wow. Sei sicuro, cioè. No, già siamo abbastanza ridicoli così, quindi. Ci trasforma tutti e due in bambini e ci mangia, però sì. Ah, sì. No. Se mi fanno sì, ma non senza stelle. Marito e moglie. Dai, questa qui sarebbe carina. Sì, molto carine. Se va? Sento la sofferenza, però sì.
A pelle proprio, so già come andrà a finire. No. No, no. Io ci avrò 2 HP in croce, però sì. Però una cosa che mi chiedo è questa qua. Perché la rosa del computer c'ha una marea di vita? Liscio! Io sto recuperando vite grazie all'oggetto, però. Rida! Bam! Vola! È rimasto rosa, sì, rosa. Ah! Aspetta, pura. Aia! Mi sta molestando. Perché a te ti sta... No, non lei! Mi stanno molestando i demoni! Mamma mia! Mamma mia! È incazzata nera! Gli abbiamo fatto fuori il marito e non sa più con che cosa scopare ora! Guardala! Ma è incazzata! Gli ho fatto fuori e ora... Vieni qua, ora ti... Ma cerca di acciaccarmi in tutti i modi. La con me, aiuto! Madonna! Ma... No, vaffanculo, troia! Mamma mia! Però ho notato che ogni ragazza che muore di queste streghe, quando tu fai, vuoi continuare, no, arrivano i demoni, c'è sempre quel cazzo di demone che mette la sua manina sulla tetta e se la porta sotto. Ah, sulla tetta, perché quelli lì che se la mettevo sul culo, sulla fegna, vabbè. Sulla patera. Ma perché? No, a Gian, soprattutto, sul video quello lì, quando la fa fuori Gomorra. No. Gomorra, sì. Che poi l'anima viene presa dai demoni. Non ci ha fatto caso che gli prende proprio una mano dal col dito medio su per il culo proprio. Sai, il pollice va dove ti tira ogni uomo. E vabbè. Una cosa veloce. Ma tanto sono streghe, non sentono il dolore. Credo. Non dici? Credo. Se hanno fatto il patto con qualche demone. Ma più che altro non ho capito come ha fatto Gian a perdere la virginità, no, la virginità, l'anima. Cioè con un succhiotto del nemico ha perso lo spirito. Infatti. Non ha senso, però. Capito, la strega non hanno anima, è vero. Infatti, perché l'anima gliel'ha data a Madama Butterfly e all'altra. Madonna! Non era un pugno. Attenzione. Ma non si sa dove lo vuole direzionare quel coso. Ehi da. Ha fatto pu. Proprio imploso, sì. Ma che belle ali che c'ha il tuo PG. Sono un pavone. Un pavone. Ecco, modalità pavoneggia. Bene ragazzi, guarda che bello, proprio non ho fatto una minchia, non ho fatto una minchia. Vabbè. E ho preso oro. Beh, io ho preso argento, quindi silenzio. Catroia, io schifo di così non si può. Cioè, se gioco da solo sono più concentrato. E qua proprio a minchia, ma vabbè. Ah, è vero, è un po' strano il multiplayer. Perché ti concentri a fare più aureole dell'altro e non pensi alle gamblate che stai facendo. Sì. Perché senti i punti attivare e poi, visto che pure l'altro usufruisce della cronia,
Meno male che mai salvato. Cioè, ho visto solo questo. Ogni missione c'era qualcuno che mi salvava, per fortuna. Io ti avrò salvato una volta. Era il tizio che stava fuori dal quinto, entrava dentro, faceva. Sì, non lo so. Bene, ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Io ringrazio Flaffo, Flavio e tutti gli altri nomi. E noi ci rivediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao, ragazzi!